col dottor Guido Longo, questore di Caserta. Questa sera si è parlato di informazione, ma soprattutto di impresa e legalità in un territorio dove entrambe le cose, cioè di un'impresa sana, c'è tanto bisogno. Il contrasto alla criminalità organizzata delle forze dell'ordine fa tanto, ma c'è bisogno di una rete che vada al di là dell'impegno dello Stato, signor questore. Direi che è la stessa rete che è lo Stato, perché lo Stato siamo tutti. Lo Stato è costituito dagli apparati, ma è costituito anche dai cittadini, soprattutto dai cittadini. E il cittadino deve ribellarsi alle soverchierie e ai soprusi, in tutti i modi e in tutte le forme possibili e immaginabili. E la polizia in questo è un grande sostegno. Un cittadino che vuole denunciare cosa deve fare? Un cittadino che deve denunciare deve rivolgersi alle forze dell'ordine, a polizia e carabinieri, e perché noi facciamo il possibile per assicurare alla giustizia chi purtroppo cerca di, in modo parassitario, di sfruttare il lavoro altrui. Un'ultima domanda, il suo lungo impegno contro la criminalità organizzata in Sicilia e poi qui in Campania come questore a Caserta, che conclusione le porta? Cosa dovremmo mettere in campo domani mattina noi cittadini comuni per avvicinarci all'obiettivo di avere una società più giusta e libera dal crimine organizzato? Secondo me parlarne e parlarne ancora, non trincerarsi dietro i silenzi, perché il silenzio significa favorire le organizzazioni mafiose, camorristiche e ndranghetistiche, che io ho esperienza anche di Calabria. Quindi conosce il tessuto mafioso di tutto il territorio del Mezzogiorno. Possiamo dire che ci conferma che è un allarme che non vale solo per il sud Italia? Certo, è un allarme che bisogna spostare in altri posti, perché ovviamente la criminalità organizzata cerca di lucrare in territori più ricchi e più proficui dal punto di vista industriale e commerciale, per cui bisogna stare in guardia anche in zone dell'Italia non direttamente infestate dai fenomeni, ma che possono essere contaminati e in parte lo sono già stati. Grazie, questore. Grazie a voi.